movimento pittorico francese che invocava un'arte pura e oggettiva in sintonia con l'era delle macchine. I loro dipinti tipici sono nature morte, fredde, chiare, piatte come diagrammi e rifinite in modo impersonale. L'influenza principale del movimento si ritrova nell'attività architettonica e teorica di Le Corbusier e più in generale nel campo del design, dove si trovano alcune affinità con gli ideali del Bauhaus. I suoi fondatori e unici esponenti furono Amédée Ozenfant e Le Corbusier. I due artisti si incontrarono a Parigi nel 1918. Il movimento fiorì da allora fino al 1925. Il purismo nacque a Parigi, in Francia. Avvertendo che il cubismo stava degenerando in un tipo di arte decorativa, consideravano la loro collaborazione come una campagna per la ricostituzione di un'arte sana, aspirando a instillare negli artisti lo spirito dell'epoca. Credevano molto negli insegnamenti ricavabili dalla precisione dei macchinari e sostenevano che emozione ed espressività dovessero essere totalmente escluse dall'arte, a eccezione della bellezza, dell'efficacia funzionale. Nonostante questo spirito anti-emotivo, Ozenfant e Le Corbusier promuovevano il purismo con un fervore missionario e una certezza dogmatica evidente nel libro Après le cubisme e in altri scritti. Tuttavia si resero conto che questa rigidità portava a un risultato pittoricamente sterile, per questo si spostarono su stili molto più morbidi. Come scrisse George Heard Hamilton, il purismo incoraggiò una riflessione seria sui prodotti e sul metodo di produzione di oggetti in epoca moderna. Ogni volta che ammiriamo la semplicità e la forma raffinata di un utensile quotidiano, condividiamo l'estetica purista. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!